Adesso tra le catenelle andiamo, vedete la prima abbiamo fatto la magliata, adesso andiamo dentro così, scusate, invece di andare così andiamo dentro e facciamo un punto a rilievo, vedete? Prendiamo il filo, tiriamo e facciamo la maglietta, vedete? Così. Poi andiamo nella maglietta normale e facciamo la maglietta, vedete? Andiamo avanti qui e facciamo un punto a rilievo, vedete? Così. Scusate. Andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglietta. Andiamo nella maglia successiva e facciamo un punto a rilievo, vedete? Così. Andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglietta. Vedete? Dobbiamo fare il punto a rilievo con questa filato, scusate se ho mosso la telecamera, perdonate. Andiamo, adesso abbiamo fatto la maglia normale, andiamo nella maglia successiva e facciamo un punto a rilievo. Ok? La maglia successiva facciamo una maglietta. Nella maglia successiva facciamo un punto a rilievo, vedete come entriamo? Così. Nella maglia successiva facciamo un punto alto, vedete? Praticamente viene così. Vedete come viene? Di nuovo, adesso facciamo un punto a rilievo. Vedete? Entriamo e facciamo un punto a rilievo. Andiamo nella maglia successiva. Questo. Sì, giusto. E facciamo un punto normale. Andiamo nella maglia successiva e facciamo un punto a rilievo. Vedete? Abbiamo fatto qua il punto di rilievo e qua facciamo la maglia alta. Vedete? Punto a rilievo. Così. E una maglia alta. Vedete? Vedete come viene? Così. Di nuovo. Punto a rilievo. Qua abbiamo fatto la maglia alta e qua facciamo un punto a rilievo. Punto normale, cioè punto alto, nella sempre nella successiva, ogni maglietta si fa un punto alto e un punto a rilievo. Vedete? Qua abbiamo fatto il punto alto e qua facciamo il punto a rilievo. Scusate, ho preso anche l'altro filo. Ok. Facciamo in giro così, tutto così. Ok? Ok, finiamo in giro, vedete? Ho fatto la maglia a rilievo, una maglia normale alta, adesso alla terza catenella iniziale facciamo una maglia bassissima. Adesso vedete come inizia a formare la parte su? Ok, adesso facciamo un altro giro sempre con questo colore, cioè il bianco. Allora, 1, 2, 3 catenelle. Di nuovo, dove abbiamo fatto la maglia a rilievo, vedete qua, rifacciamo di nuovo rilievo, vedete? 1. Facciamo una maglia normale, dove c'è la maglia normale alta. Andiamo, vedete qua c'è il rilievo e facciamo la nostra maglia a rilievo. Vedete? Poi una maglietta normale. Poi una maglia a rilievo qui, vedete? Poi una maglia normale alta qui. Vedete come viene, come sta iniziando a salire il lavoro. Poi di nuovo, questa è una maglia a rilievo, facciamo rilievo, vedete? Poi una maglia normale, cioè maglia normale voglio dire maglia alta, eh? Poi di nuovo una maglia a rilievo, facciamo tutto il giro di nuovo così, vedete? Maglia alta, maglia rilievo, dove c'è la maglia rilievo facciamo la maglia rilievo, dove la maglia alta facciamo la maglia alta per tutto il giro. Ok, così facciamo tutto il giro così, vedete? Ok, facciamo tutto il giro così. Ok, vedete? Adesso andiamo alla terza catenella iniziale e facciamo una maglia bassissima. Ok, e questo è il nostro
Sta iniziando a salire, vedete? Però adesso, siccome essendo ancora largo, ok, dobbiamo iniziare a diminuire qualche maglia. Prima facciamo un giro di maglie basse, ok? E lo facciamo primo e secondo giro con l'altro colore, per cui cambiamo colore e facciamo ogni magliette dove abbiamo fatto magliette sottostante, tutte le maglie facciamo un giro, ok? Di maglie in basse, scusate. Vi faccio vedere così almeno. Allora, togliamo il filo, ok? Lo cambiamo. Un attimo, lo cambiamo e vi faccio vedere così almeno. Allora, facciamo così. Abbiamo cambiato colore. Ok, anzi, facciamo subito direttamente la diminuzione, per cui una catenella. Sempre nella stessa catenella che abbiamo fatto, facciamo una maglia bassa. Ok? Perfetto. Di nuovo, ogni maglietta, vi dico io, allora, uno, un attimo che devo entrare, una maglia bassa. Vedete? Ogni maglietta, una maglia bassa. Io intanto nascondo i fili, vedete? Ok. Andiamo avanti così. Sì, facciamo così, un giro tutte le maglie basse, ok? Poi vi dico come continuare. Ok, abbiamo fatto tutto il giro, vedete? Di maglie basse, andiamo alla prima catenella, vedete? La maglia bassa, facciamo una maglia bassissima. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo iniziare a diminuire. E dove diminuiamo? Direttamente qui, vedete che questa qui, la parte del braccio, noi dobbiamo arrivare qui. Da qua a qua diminuiamo, vedete? Questa è la parte. Oh, scusate, non. Aspetta che vi faccio vedere. Allora, noi adesso, mettendo bene il lavoro, vedete? Questa è la parte, vedete? La parte davanti. Noi dobbiamo iniziare a diminuire da qua. Che mettiamo un segnapunti, allora dobbiamo diminuire da qua a questa parte no, vedete, mettete bene la parte, vedete, che coincide di qua. Prendiamo altri segnapunti, ok, uno e uno, due, ok, vedete, che coincide qua e qua, vedete, collo con collo, e la stessa cosa la facciamo da qua, ok, uno e uno, due, per cui io ho lasciato su, vedete, sono questa è la parte, vedete, niente così, di una, vedete. E la parte di qua inizia a diminuire anche di qua, questa di qua e questa di qua. Mettiamo anche qui dei segnapunti che li prendo. Allora, uno, andiamo da qui, il primo, ok. Questo qui dovete sempre, io sapete che già provo ogni volta che faccio le cose. Per cui voi dovete provare sempre perché deve passare dalla testa, ok? Per cui così. Ok. Allora, da questo segnapunti vedete che dove c'è la quarta mattonella, dove c'è quasi l'inizio della quarta mattonella e quasi l'inizio della quarta mattonella. Da qui diminuiamo dei punti. E la stessa cosa vale da dietro. Da qui dove c'è il primo segnapunto e tutto questo qua, iniziamo a diminuire. Adesso vi faccio vedere come. Ok. Allora, questa è la parte, vedete, dalla spalla, vedete che c'è la manica qua. Dobbiamo arrivare fino a qui solo a maglie basse. Ok? Allora, una catenella e di nuovo rientriamo e facciamo una maglia bassa ed è una. Adesso camminiamo sempre a maglie basse fino ad arrivare dove c'è il nostro primo segnapunti.
Così, perché a noi interessa iniziare a stringere dove c'è la parte del petto e dietro. Adesso, ok, sto arrivando al primo segnapunti che adesso vi faccio vedere. Ok, scusate. Vedete, sto arrivando al primo segnapunti. Ok, 1 e 2. Vedete, questo è il primo segnapunti con il secondo. Vedete che il secondo è qui. Da qui a qui. Ok, noi dobbiamo adesso. No, perché non si vede tutto? Ok, adesso noi siamo qua. Dobbiamo stringere questa parte qui. Ok? Per cui solo una volta solo dobbiamo stringere, per cui possiamo iniziare a togliere i primi segnapunti, ok? E iniziamo di nuovo la prima maglia bassa. Adesso prendiamo la prima maglia bassa e lasciamo il punto sull'uncinetto. Andiamo nel secondo e facciamo il secondo punto e chiudiamo tutte e tre. Vedete? Di nuovo una maglia bassa, poi andiamo sulla maglia successiva, facciamo un mezzo punto, rientriamo nella maglia successiva, facciamo altro mezzo punto e chiudiamo da tutte e tre. Poi di nuovo una maglia bassa normale, vedete? E ora di nuovo un mezzo punto, rientriamo nella seconda maglia successiva e facciamo di nuovo una diminuzione. Vedete come abbiamo diminuito? Di nuovo una maglia bassa normale, ok? Poi andiamo sulla maglia successiva. Ok, facciamo un mezzo punto, andiamo sulla maglia successiva, facciamo un altro mezzo punto e chiudiamo da tutte e tre. Poi andiamo sulla maglia normale, vedete? E abbiamo diminuito. Di nuovo ve lo faccio vedere. Allora, andiamo su una maglia successiva, un mezzo punto, andiamo sulla maglia successiva, un altro mezzo punto e chiudiamo da tutte e tre. Adesso la maglia successiva, un punto basso, vedete? Di nuovo maglia successiva e chiudiamola tutte e tre. Una maglia bassa normale, vedete? Poi di nuovo un mezzo punto, chiudiamola tutte e tre. Vedete come inizia a stringere? Poi tutte e tre, adesso un punto normale. Ok? Adesso un mezzo punto, uno, andiamo sul successivo, un altro mezzo punto e chiudiamola tutte e tre. Un punto normale, mezza maglia bassa normale. Vedete che stiamo arrivando qui e facciamo adesso di nuovo mezzo punto di nuovo e chiudiamola tutte e tre. Un punto normale, che vuol dire mezza maglia bassa, di nuovo mezzo punto, vedete così e chiudiamola tutte e tre. Un punto basso normale. Di nuovo un punto, mezzo punto, un altro mezzo punto e chiudiamo tutte e tre. Vedete che stiamo diminuendo le maglie, vedete? Di nuovo un punto normale, adesso, ok? Mezzo punto, chiudiamo da tre. Un punto normale, che vuol dire la maglia bassa normale, mezzo punto e chiudiamo da tre. Scusate, poi andiamo sull'appunto normale e facciamo un punto basso. Sono sempre punti bassi, però scusate, non mi si è chiuso bene. Un attimo, vi faccio. Ok, allora qua chiudo 3 punti, ok, e un punto normale. Di nuovo un mezzo punto, vedete? Un mezzo punto e chiudiamo normale. Adesso qua, fino ad arrivare, vedete che questa è la parte della spalla, vedete? Facciamo le maglie normali, mezzo punto, fino ad arrivare qua, dal rosso all'arancio. Poi dove c'è l'arancio, fino ad arrivare all'altra parte, dobbiamo diminuire come abbiamo fatto, ok? Poi da qui fino a qui, normale lavorare. Ok, facciamo un giro così. Ok, vedete? Sono arrivato sull'arancio, ho fatto tutti i punti normali, adesso da questa parte di nuovo diminuisco. Perché questa è la parte, scusate, questa è la parte
davanti, vedete? Dove dobbiamo diminuire. Ora da qui fino a qui dobbiamo diminuire. Arriviamo qui, poi vi faccio vedere come continuare. Adesso diminuiamo, ok? Come abbiamo fatto prima. Ok, ci vediamo dopo. Ok, sono arrivato a segnapunti, ho diminuito fino a qui. Adesso togliamo il nostro segnapunti. Arriviamo fino a dove abbiamo iniziato qui con le maglie basse normale. Ok, facciamo così. Ogni maglia bassa, una maglia bassa, fino ad arrivare all'inizio dove abbiamo iniziato. Vedete? Così. Scusate. Ok. Vedete, siamo quasi all'inizio dove abbiamo iniziato il lavoro, l'ultima maglia bassa, adesso andiamo alla terza catenella, vedete, scusate, terza, la prima catenella e facciamo la maglia bassissima. Adesso basta più diminuire, ok? Perché inizia a spattere, a salire al collo. Facciamo le magliette, tutto il giro di magliette e poi di nuovo il primo giro di magliette, il secondo giro il punto a rilievo che vi ho fatto vedere già sul bianco, ok? Facciamo una maglia, aspettate, un giro di magliette, secondo giro punto a rilievo, terzo giro punto a rilievo e poi ci vediamo qui. Ok, allora io praticamente dopo aver fatto una magliata ho fatto solo un giro di maglie con rilievo, poi ho fatto un giro di maglie basse e ho di nuovo diminuito qualche punto, sempre davanti, ok? Perché mi sembrava ancora largo il collo. Poi ho fatto l'ultimo giro di maglie basse, per me va bene così. Chi vuole continuare invece basta andare più avanti e fare sempre il punto in rilievo fino a quanto vi interessa. Io direi chi lo vuole un po' più alto fare un altro 4-5 giri di punto in rilievo come nella foto, però io dico che va bene così perché troppo chiuso non mi piace. Ok, adesso chiudo questo qui e poi iniziamo a fare dove ci sono le braccia, tutte a maglie basse, tutto il giro, lo stesso giro di qua e poi alla fine anche, io l'avevo fatto con il bianco, lo finisco anche con il grigio. Ok, adesso facciamo tutto il giro con le maglie basse e poi ci rivediamo. Ok, abbiamo fatto il collo, vedete tutto? Poi ho fatto tutto il giro dello stesso colore di maglie basse, sia di qua che di qua, ok? Tutte le maglie basse e alla fine anche, vedete? Ho fatto anche alla fine tutte le maglie basse, vedete? Ok, niente, cosa dire? E io spero che vi sia piaciuto anche questo vestitino e vi ringrazio tantissimo perché siete in tanti ancora che mi scrivete, avete sempre da chiedermi, sono veramente felice perché così cosa posso dire? Sono più felice a fare questi progettini che decidiamo insieme da fare. E niente, speriamo che siete in tanti ancora a seguirmi, anche se con il vecchio profilo delle persone non sono più riuscita a ricontattare. Speriamo che prima o poi vedono che non rispondo e capiscono quello che è successo. E per qualsiasi cosa sapete già dove contattarmi, basta cliccare su Facebook Giusy Barilla e naturalmente su YouTube è rimasto sempre il nome Stellina Barilla. E per qualsiasi cosa questo vestitino si possono fare in tutte le taglie. Un'altra cosa che volevo dire, qualcuno mi ha chiesto se si potevano fare le maniche. Sì, possiamo fare anche le maniche, per questo ho fatto anche il giro di maglie basse. Chi vuole può fare il punto a rilievo, fate le stesse misure, vedete da qua a qua, le stesse misure, un giro di maglie alte e poi iniziate a continuare con il punto a rilievo fino a dove desiderate, ok? E a me piace così, volevo lasciarlo proprio così. Ok, niente, per rifilate sapete, basta andare su Facebook e cliccare Michele Biscolo, sono andato sul sito outletdelgomitolo.com. Grazie a tutti, un bacio, al prossimo tutorial.